siamo quasi arrivati. Sarà veramente uno dei primi 5 GTR più veloci d'Italia? Scopriamolo insieme. Indossa le cuffie e buona visione. E non dimenticare di iscriverti a questo canale. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ce la fai a guidare? 6.27, siamo già in ritardo sulla tabella di marcia. Ragazzi, siete pronti? No. La crew si prepara alla bancata più epica. Dopo 7 mesi di lavoro su una GTR R35 siamo pronti per scoprire i frutti del lavoro di Officine Cubo. Andiamo infatti a bancare la macchina a Borgo Tossignano, certi della collaborazione di Rama. Siamo pronti per il primo lancio. Purtroppo le fasi concitate della bancata lasciano tutti col fiato sospeso. Riusciremo a portare a termine un progetto tanto ambito? Perché ridi? Perché siamo partiti da un po' di cavalli, un po' alti. Tipo oltre 700. Come partenza non è male, eh? Che sta succedendo? Allora, abbiamo un lag tra i 5.000 e i 6.000 giri. Okay. La macchina o non trasferisce bene coppia o il banco non è ben impostato ancora, quindi dobbiamo fare un altro paio di lanci e capire che cosa va assestato. Secondo lui è un problema di banco a questo punto. Banco? La linearizzazione del banco si guarda in funzione del massimo numero di giri rilevato. Quanti giri rileva sul grafico? Che spettacolo! Tutti questi dati tecnici. La bancata prima di quinta, poi di quarta. Forse il banco deve essere più frenato, meno frenato. Ancora non si è capito bene. Dietro c'è un mondo. E la macchina tende ad appiattirsi, la curva di coppia non sale. Non sappiamo adesso se è dovuta ai variatori di fase o anticipo o carburazione. Ok. Adesso manderemo l'altro log delle ultime due bancate e vedremo dove diavolo è il problema. Prima di scatenarvi nei commenti, sappiate questo. Il fatto che fumi è una conseguenza. Serve considerare le temperature in camera di scoppio, i target dell'AFR. Ci può stare? Ci può stare. D'altronde non abbiamo catalizzatore, non abbiamo... è un po' tutto diretto. È normale? È normale. La curva attuale è quella rossa, l'erogazione è migliore, c'è sempre una piccola pancia da correggere. È probabile che dipenda dall'entrata in funzione della terza pompa a benzina. Adesso analizzano i log e vediamo cosa è venuto fuori. Di base meglio? Meglio, comunque meglio, un'erogazione molto più modulare rispetto a prima. Siamo pronti a fare un altro tentativo, ragazzi. Alziamo il boost! cavalli a 1,8 bar. 0,2 bar di incremento di pressione, abbiamo preso 100 cavalli, ragazzi. 100 cavalli con 0,2 bar di incremento. Ora come ora, ragazzi, stiamo chiedendo maggiori informazioni sugli ultimi problemi che abbiamo e stiamo chiedendo al nostro dealer di entrare in contatto con noi tramite TeamViewer e fare un paio di test per conto suo, altrimenti non ne usciamo, dobbiamo uscire ancora. Ci possiamo
7 gradi, 8, 9, mi sembra un po' più scarica in questa zona. Nulla di fatto, quel lag tra i 5.000 e i 7.000 giri è sempre lì. Le ore passano, la giornata volge al termine e noi siamo ancora in alto mare. Pare non si riesca a trovare un punto d'incontro con il nostro dealer americano. Cosa facciamo? Di comune accordo decidiamo di chiudere e ritentare l'indomani a mente fresca. L'attuale tuner è molto lento, quindi abbiamo il dubbio che lui riesca a finire per domani. Se prendiamo un altro mappatore è vero che si spende il doppio, ma secondo me c'è buona probabilità che si finisca domani. Sì, il valore iniettore non l'ha cambiato ed era grassissimo. Cioè, errori banali non che ti aspetteresti da uno che si spaccia con il mappatore e i gradi d'anticipo secondo me che prende la macchina sono quelli, non prova neanche a dargliene altri e poi avere un riscontro dal grafico che crea il banco secondo me è stupido questa cosa. Buongiorno, giorno 2 si riparte e andiamo a fare la guerra con il banco e la GTR. Due, siamo tornati da Rama, dobbiamo mettere a posto i problemi che abbiamo avuto ieri, però abbiamo cambiato mappatore, non è più americano e stiamo interagendo con un ragazzo dalla Germania Tetesk che spero ci risolva il problema. Ragazzi, voi che ne pensate? Volete dire qualcosa? Allora, praticamente il problema che va risolto. Come ti sembra questa cifra? Molto meglio. Portiamolo a 2-2 e vediamo quanti cavalli fa, dai. Guarda la 2-2. Sì, io andiamo a 2. Dopo 3 ore di lavoro, questo è il primo lancio serio con il supporto di Alexander. Vediamo che succede. Vediamo. Boost! Un bello calcolo in matematica. Abbiamo fatto le 4 cifre? 1020, ci siamo quasi! Eroga 1020 cavalli con 2,2 bar di pressione e benzina a 100 ottani. È arrivato il momento di boostare il turbo e alimentare il GTR a etanolo. Sembra che siamo sulla strada giusta. Quanto? 1229. Stiamo smontando il terminale di scarico con il silenziatore, perché? Perché quest'anno, a quanto dice il mappatore, fa restrizione sullo scarico e quindi limita la potenza in alto. Abbiamo staccato il silenziatore e andiamo a 2,5 bar, ultimo pull. Coppia 1325 newton metri, siamo ragazzi al top. Eroga 1265 cavalli, che non è quello che ho scritto nel titolo, ho scritto 1300, ma un po' per fare un po' clickbait, insomma, spero non me ne vogliate. Se vuoi sapere come è stato elaborato il GTR e quali sono le componenti che sono state utilizzate in questo progetto, non devi far altro che seguire il profilo di Instagram Officine Cubo.
mappa, scarico, impianto benzina, elaborazione motore, è tutto lì. Seguite questi ragazzi. Siamo entrati nella storia, questo è uno dei 5 GTR più veloci d'Italia, che ne dite? Dai! È indubbiamente un GTR da record, 1265 cavalli, forse tra le prime 5 GTR d'Italia e forse anche d'Europa, questo non lo so con certezza, però potete lasciare un commento qua sotto e dire la vostra. Il GTR così potente va in pista, vogliamo scannarlo? Vogliamo vedere come va? Bene, si porta in pista, che sia chiaro il messaggio. Quando entreremo in pista? Segui il mio profilo Instagram. Seguendo il profilo scoprirete quando entreremo in pista con il GTR, perché mi direte, ma te ci hai fatto vedere la bancata, ma facci vedere come va sta macchina, hai ragione. Porteremo il GTR entro la fine del 2020 o a Vallelunga o al Mugello, stiamo capendo, anche un po' Covid permettendo, purtroppo siamo ancora in una situazione un po' di incertezza, però ci metto la faccia, entro il 2020 vedrete la macchina in pista. Mettete like al video se vi è piaciuto, commentate a più non posso, ma soprattutto iscrivetevi a questo canale, è un canale per appassionati, facciamolo crescere, a voi costa poco, per me è importante, qui a sinistra, cioè alla vostra destra, in basso c'è un bottoncino che potete cliccare e noi ci vediamo nel prossimo video. Ringraziamo Mauro di Rama che è stato con noi tutto il tempo, grande pazienza, dedizione, grazie davvero. Grazie. Grazie a voi.